Uomini e donne, botta e risposta social tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Altro no over di uomini e donne, è molto difficile annoiarsi a causa dei frequentissimi litigi che avvengono nella trasmissione. Stavolta Armando e Veronica, che avevano già battibeccato nelle ultime puntate, si sono lanciati frecciatine e attacchi attraverso Instagram, divertendo i fan. Ecco cosa è successo nello specifico e che cosa si sono detti i due. Su Instagram si è scatenato un vero e proprio duello tra la Veronica Ursida e Armando Incarnato, a colpi di canzoni di Vasco Rossi. Sembra incredibile, eppure è ciò che è successo in queste ore su Instagram. Ad aver iniziato è stato Armando, che ha pubblicato sul suo profilo la canzone Brava, sottolineando in particolar modo la frase sulle persone che diventano fredde dopo aver dato molto calore. Armando ha anche dato risalto alla frase «Ti sei voluta divertire», cosa che fa comprendere che Incarnato creda che Veronica abbia sempre recitato. È stata poi quest'ultima a rispondere pubblicando sul profilo la canzone Ciao, aggiungendo e sottolineando una frase sulle giostre e sui cavalli, davvero enigmatica. Veronica infatti si è definita una montagna russa, mentre in molti preferiscono le giostre per bambini. È arrivato in seguito di nuovo il turno di Incarnato, che ha risposto con «Se tu potessi dire» e ha evidenziato la parola «love» in una fotografia, chiedendo ironicamente ai suoi follower se qualcuno potesse spiegargli il significato. Veronica non risponde, quindi Armando pubblica un'altra canzone, «Ridere di te», dicendo che è meglio vivere per qualcuno piuttosto che dire «morirei per te», una frase falsa e scontata. Ovviamente, dopo così tanta insistenza, la risposta di Ursida non si è fatta attendere e ha postato la canzone va bene così», dicendo che da una persona difficile si può ricevere solo quello che si merita. Dopo l'ultima storia su Instagram di Veronica, Armando ha risposto con la famosissima Sally. Ha chiuso il botta risposta con le canzoni Veronica, cambiando cantante e scegliendo anche Fragile di Elisa, e comunicando ai suoi follower di non riuscire assolutamente a vivere senza i sogni. Armando ha poi pubblicato un'ennesima storia nella quale ha detto di esserci rimasto male tante volte nella sua vita e in alcune circostanze ha sofferto per paura di sbagliare. I riferimenti alla storia con la Ursida sono apparsi sempre più chiari a tutti i follower, mentre il terzo incomodo, per chi vorrebbe vedere una riappacificazione tra Veronica e Armando, sembra stare molto bene. Infatti Roberta ha postato numerose storie che fanno trasparire il suo stato d'animo sereno e ha anche fatto emozionare i suoi follower con delle canzoni d'amore. I cuori che continuamente posta Roberta fanno pensare che dopo gli ultimi litigi in trasmissione, Incarnato l'abbia raggiunta a Cassino per chiederle scusa e l'abbia in un certo senso preferita a Veronica. Proprio nelle ultime puntate infatti Armando aveva dovuto giustificare di essere stato a cena con due donne nella stessa sera, dopo la discussione nata a causa di Simone. Successivamente Roberta aveva poi sostenuto di non fidarsi più di Incarnato, mentre Armando aveva voluto troncare la conoscenza con Veronica. Quest'ultima era determinata ad avere l'ultima parola e perciò gli ha risposto che era lei a voler interrompere questa frequentazione. Armando sembra poi essersi pentito delle sue parole dure contro Ursida, e lo dimostrano anche recenti post su Instagram. Insomma, si tratta di una storia ben lontana dal lieto fine? Davanti o lontano dalle telecamere, Veronica e Armando riusciranno a chiarirsi oppure questo non sarà più possibile? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.